I pazienti che stiamo vedendo in questo periodo in pronto soccorso sono mediamente più giovani, molto più giovani rispetto a quanto non fossero nella prima e anche nella seconda ondata. Se devo portare un esempio pratico, ieri abbiamo ricoverato 17 pazienti, dei quali soltanto due avevano più di 80 anni, mentre 7 pazienti avevano tra i 54 e i 59 anni. L'età media di ieri era 60 anni, quindi. Esatto, intanto esiste un percorso per cui il paziente viene seguito dal medico di medicina generale che poi consiglia eventualmente i provvedimenti da attuare, tra cui l'invio in pronto soccorso. Sicuramente tra i criteri clinici che vengono utilizzati sono, i più importanti sono la difficoltà respiratoria, intesa anche come numero di respiri, al minuto, oltre che come fatica vera e propria. E poi anche l'alterazione dello stato di coscienza, ancora la presenza di aritmie, di sensazione di battito del cuore irregolare, oppure infine la presenza di febbre alta e di cefalea magari che durano per più di 7-10 giorni. Sì, esiste una grossa differenza rispetto alla prima ondata soprattutto. Perché c'è una macchina organizzativa che è stata molto migliorata. I medici di medicina generale seguono i pazienti con consultazioni solo telefoniche, quando non con visite a domicilio, possono inviare le USCA, cioè le unità speciali di continuità assistenziale, che vanno a visitare i pazienti in casa e spesso anche con la possibilità di effettuare delle ecografie a domicilio. E poi in base a questo, a queste valutazioni, i pazienti possono essere inviati in pronto soccorso se è necessario un livello di approfondimento, di esami, di valutazioni che richiede strumenti, tecnologie e competenze che possono essere offerte dall'ospedale. Ecco, gli accessi sono comunque ancora abbastanza elevati e anche l'impegno delle ambulanze è importante perché oltre alle emergenze vere e proprie, le ambulanze sono impegnate per il trasporto dei pazienti Covid che hanno la necessità di eseguire degli esami in ospedale e anche per le dimissioni dall'ospedale a domicilio. In un giorno solo siamo arrivati ad avere degli accessi in ambulanza fino a 60, che è un numero molto elevato per il nostro pronto soccorso. Esatto, le ambulanze naturalmente vengono impegnate anche per l'accesso di urgenze per pazienti non legati al Covid, che non hanno problematiche da Covid. E anche questa è una differenza importante rispetto alla prima ondata, quando invece vedevamo quasi esclusivamente patologia da Covid. Sicuramente rispetto alla prima ondata c'è una riduzione dei pazienti che arrivano semplicemente per ansia, per paura. Ma sebbene il numero complessivo di pazienti sia inferiore rispetto a quanto non accadesse prima del Covid, però la gestione di questi pazienti è molto impegnativa perché mediamente sono pazienti più gravi. Anche i pazienti che non hanno il Covid, però sono gravi molto spesso per peggioramento di patologie croniche e questo impegna notevolmente il pronto soccorso e l'ospedale intero perché sono pazienti che oltre a necessitare di ricovero, hanno in media anche dei periodi di ricovero, delle di degenza più prolungati. In media ricoveriamo dai 15 ai 20 pazienti al giorno in questo periodo, nelle settimane scorse, che sono all'incirca la metà dei pazienti con Covid che vediamo. Naturalmente poi ci sono anche, c'è anche una fetta di pazienti che pur presentando un quadro sospetto poi non si conferma come Covid, ma che ci impegna allo stesso modo perché richiede le stesse valutazioni, gli stessi trattamenti.